Santa Mamma in festa nel segno del tartufo. In Casentino è infatti tornata la fiera del tartufo e dei prodotti locali, quest'anno accompagnata dal mercatino dell'usato. Nel piccolo borgo di Santa Mamma abbiamo organizzato questa festa del tartufo e dei prodotti locali, quindi qui si produce una porchetta un po' particolare, ci sono i frutti di bosco, c'è il miele, c'è l'olio, il vino, insomma tutti i prodotti locali tipici anche della toscanità. L'abbiamo abbinato ad un mercatino dell'usato, così le persone che vengono hanno anche modo di distrarsi in due situazioni completamente diverse. È stato uno sforzo non indifferente perché siamo pochi abitanti, però siamo molto soddisfatti del risultato. Nel piccolo borgo casentinese per l'occasione non poteva mancare anche un museo dedicato proprio al mondo del tartufo. Abbiamo preso in prestito questo antico forno che appunto si trovava nel borgo e l'abbiamo allestito come un museo del tartufo. E come in ogni museo abbiamo messo, diciamo, le cose più importanti che riguardano il tartufo, questo prodotto tipico casentinese, e poi le attività, diciamo, correlate al tartufo, la ricerca del tartufo, l'addestramento del cane. Ma non solo tartufo a Santa Mamma, anche tante altre eccellenze del territorio. Coltiviamo qui in Casentino, nei terreni della Campana d'Oro dell'azienda agricola, orzo distico da malto, che è un particolare tipo di orzo con il quale ci facciamo il malto, con il quale stesso malto poi andiamo a fare le nostre birre, quindi diventa comunque un prodotto a chilometro zero.